Salve ragazzi, un saluto dal Paga. Allora, faccio questo video per parlarvi del video precedente che ho fatto 2 video fa di Marcello Chirico e la situazione di quello che gli è successo. Allora, è stato un video che ha avuto grandissima attenzione, ok? Di solito io sono nuovo, vedete, faccio i video col telefonino, schiaccio il dito, accendo, non ho grandi mezzi. Faccio quello che posso, lo faccio per passione, lo faccio perché mi piace, perché adoro il calcio, come tutti voi, ok? Adoro questo sport, lo amo. Quindi, che siate di una tifoseria o l'altra, vi invito a iscrivervi perché io voglio sentire tutte le campane e essere più obiettivo possibile, ok? Ho fatto questo video su Marcello Chirico, ho avuto tipo 9.000 visualizzazioni, quando io di solito ne ho un centinaio, ok? Quindi, ha dato molto risalto. Molto risalto a questo argomento. Naturalmente ho avuto degli insulti che io non capisco perché io ho detto semplicemente quello che è successo. Se ho detto la mia opinione, magari, ma non da tifoso juventino in generale. Ho ricevuto insulti e io non blocco le persone che mi insultano. Ho detto anche in un altro video. Io vi lascio dire, dopo sta agli altri vedere se siete ignoranti o intelligenti a seconda di quello che scrivete, ok? Sta agli altri definirvi. Che persone siete? Io non blocco, non ho nessun motivo di bloccare. Potete pure insultarmi, non mi cambia niente. Vi risponderò sicuramente. Cerco di rispondere a tutti perché io non è che è il mio lavoro questo. Uno mi ha detto vai a lavorare, cosa mi ha detto qua di là. Io ho giocato a calcio per molti anni, ok, ero anche bravino. So come funziona il calcio, so come ci si comporta, so quello che succede. Però ho anche una vita al di fuori di questo, ok? Questo lo faccio da pochissimo e mi occupa, pensavo poco tempo, invece mi sta occupando molto tempo. Ma non c'entra un cazzo con la mia vita, con quello che faccio, con il lavoro, con il lavoro. Queste sono cazzate che dicono le persone gelose, ok? Gelose. Ce n'è una proprio che guarda, ne ha sparate anche dal culo e va bene così, non importa. E ho fatto questo video, ho parlato di questa situazione che Marcello Chirico ha avuto questo scontro con Ravezzani. Prima, per quanto riguarda i giornalisti, tempo fa, cioè che i giornalisti se mettono un voto brutto al ragazzo, se il ragazzo non dà dichiarazioni, se il calciatore non dà dichiarazioni, mettono un voto brutto in pagella, altrimenti lo mettono alto, se gli dà dichiarazioni. Ravezzani non ci ha voluto stare, l'hanno litigato. Poi hanno litigato ancora perché che hanno mandato questa mail da un milanista e Chirico ha risposto col dito. E quindi non si è scusato e ancora, e poi il fuori onda di Top Planet in cui hanno detto dobbiamo dire perché questo qua è andato fuori dai coglioni. Quindi io non ho detto, non ho voluto difendere Chirico, nel senso a me Chirico piaceva, era un bravo giornalista, politico, non giornalista sportivo, ma era bravo, era dalla parte della Juve, ok, non vuol dire niente, però sono onesto e ammetto che all'inizio era un'altra persona. All'inizio si poteva parlare, chiacchierare, gli mandavano la mail, dicevano sì, così, poi invece è cambiato. Reagiva male agli scherzi, non gli si poteva dire più nulla e lo dico anche da Juventino, purtroppo era irritante e qualche volta non piaceva neanche a me, che sono Juventino, ok? Quindi forse voleva già andarsene, forse non è stato mandato via, non è stato cacciato, forse ha voluto lui andarsene, ok? Questo può essere benissimo, ognuno può dire la sua. Uno mi ha detto anche, non hai, ha fatto un video e non hai detto nulla. Cosa vuol dire non ho detto nulla? Io ho detto i fatti, ho detto quello che è successo. Molti non lo sapevano quello che era successo, l'ho detto. Punto. Poi non so se lui se n'è andato o l'hanno cacciato, io come faccio a saperlo? Finché non fanno una dichiarazione, un comunicato stampa, non lo saprà nessuno, ok? Puoi anche fare a meno di guardare il video, non è che sei obbligato. Io vi incito a iscrivervi perché voglio che la pagina cresca, voglio sentire tutte le campane, ma non è che siete obbligati. Ok, boh. Molti però hanno fatto dei commenti intelligentissimi e molto, molto pertinenti, ok? Quindi mi congratulo con molti di voi perché mi è proprio piaciuto rispondere, chattare con alcuni di voi che sono veramente intelligenti. E quindi ha fatto questa cosa, è stato cacciato, non è stato cacciato, non si sa, non ha voluto scusarsi. Poi si è cominciato a commentare tutti quelli del QSVS e metterlo in confronto con 7 gol. Allora, gli ospiti di QSVS, logico, ci sono quelli che hanno un senso e possono scherzare e essere seri, come Mimmo Pesce, che tifoso napoletano fa sempre la parte, io ho detto fa la parte del coglione, ma non che è un coglione. Anzi, per me è intelligentissimo quell'uomo là. È bravissimo a far ridere perché è simpaticissimo, e però se si parla seriamente è capace anche di parlare seriamente. E non ho detto che è un coglionetto che fa la parte, ma è bravissimo a farla.
ed è intelligente, mentre per esempio Pompilio, lasciamo perdere, lo dico io da Juventino, cioè non riesce a resistere quando lo sento, dopo un minuto mi tocca girare canale, per quello dico che la trasmissione Ravezzani la sta mandando al fallimento, e sta mandando al fallimento anche Top Planet, perdendo magari gente come Chirico, perché metti Monblano, Monblano è bravissimo, ma non ha l'enfasi che aveva magari Chirico, ok? Quindi tu una trasmissione devi farla con l'enfasi, ma momenti seri e momenti divertenti. Ravezzani invece fa solo momenti di polemica, solo sulle polemiche, solo sui retropalco e quelle cose là. Non parla mai di calcio, non fa vedere niente di calcio. 7 gol è già un po' meglio, ok? Anche là fanno satira, polemiche e tutto quello. Però molte volte parlano di calcio. Questo non vuol dire. Anche a Tiki Taka delle volte parlano, fanno solo satire, polemiche. E non parlano di calcio. Questo non vuol dire che questa vuole essere una trasmissione del cazzo brutta. Anzi, per esempio, ci sono delle persone, a me piace tantissimo il Caronni dalla parte juventina che parla di calcio. E mi piace moltissimo Monblano, mi piace moltissimo, non mi viene il nome, cazzo, non mi viene. Per esempio, dell'Inter mi piace molto Rossi che dice le cose come stanno, ok? E mi piace e quello con la zucca pelata dell'Inter, che non mi viene il nome, ok, serio sempre, che scrive su Libero, mi sembra. Quindi mi piace quello là. E mi piace moltissimo, forse più di tutti, il tifoso milanista che è un ex dirigente. Okay? Per esempio non mi piace l'ex allenatore, quello della Juve, che ha i capelli ricci con il baffetto, non mi piace tanto anche se è juventino. Okay? Mentre quello, oddio, avrà 65 anni con gli occhiali, un ex dirigente del Milan che parla sempre di calcio. Quello mi piace tantissimo. Io sono juventino, è milanista, ma mi piace tantissimo perché parla di calcio. C'è quello, il dirigente dell'ex dell'Udinese, che sì, parla di calcio, mi piace, ma vuole sempre avere ragione e alza il tono della voce, e questo non mi piace, è maleducato. Mentre l'altro, quando parla del Milan, altro che Suma, Suma, come ho già detto, molti mi hanno attaccato per questa cosa, Suma è stipendiato dal Milan, da Milan TV, quindi cosa va a fare in quelle trasmissioni là? Ecco perché dico che Ravezzani sta mandando in malora tutto e sbaglia tutto. Perché tu sei il direttore, non puoi fare solo polemica, non puoi mettere Suma che è pagato dal Milan, come una volta c'era quello che era di Inter TV, che era pagato dall'Inter, poi non è più venuto, non è più stato invitato, perché non si può dire niente sul Milan, non si può mai dire ah, una mezza, che lui subito si sente toccato, e non ha senso invitarlo, ok? Per me, poi ognuno ha la sua opinione. Mentre quello che gli ho detto sempre milanista, quello cali, cazzo, non mi viene il nome, non mi viene, Madonna, ci ho pensato fino a prima, adesso non mi viene, vabbè, aiutatemi voi, scrivetelo sotto, quello è bravissimo, bravissimo. Dice le cose come stanno e parla di calcio. Questo vogliamo sentire noi tifosi, parlare di calcio. Poi la trasmissione potete guardarla o non guardarla. Fate quello che volete. Non è che vi sto dicendo quello che dovete fare. Io in certi momenti, quando parla Pompilio, quando parla chi cazzo ne so, delle volte anche Ruiu, che è bravissimo, è un bravo giornalista, cioè è bravo a parlare, però delle volte tira fuori sempre le solite cose, e Montari, e il gol, oppure 7 gol, parlo anche di 7 gol, crudeli, e 7 Champions, e 7 Champions, corno, che cazzo ne so, oppure lo Juventino, quello con i capelli tirati tutti indietro, ingellati, impomatati, o i vecchi Juventini che ci sono a Top Planet, che hanno la... Da noi si dice la Teresa, ok? Hanno la Teresa, cioè che ripetono sempre le stesse cose. Cioè ci sono personaggi che non mi piacciono e che magari mi fanno girare il canale, altri che invece mi attaccano allo schermo e li seguo. Mi piacciono, mi piace ascoltare quello che dicono, soprattutto come quello che vi dicevo del Milan, quando hanno l'esperienza dei campi da calcio. Quindi possono parlare per esperienza e dicono cose che veramente sono interessanti. Okay. Tutto qua, volevo dire solo questo. Chirico era un bravo giornalista, però ultimamente non si stava comportando bene. Quindi se n'è andato, ha ragione o ha torto, è un peccato per il programma che secondo me perde tanto, però magari è un bene per lui che non aveva più voglia di fare questa cosa. Alcuni dicono che non c'entrano litigate, ma è lui che ha voluto andare da un'altra parte a prendere più soldi e a lavorare meno ore, perché qui si lavorava tanto. Lui faceva un mese di ferie ogni anno, magari non volevano più dargliele. Okay, gli altri fanno 2 settimane, lui un mese. Può essere stato uno dei problemi. Se ne va, dicono, a Sport Italia, dicono
Dicono che se ne sia andato, che tra poco c'era il comunicato che va a Sport Italia, quindi va su un posto, un canale nazionale, ok? QSUS è regionale, non nazionale, 7 gol è nazionale. E io ho detto solo questo, poi ognuno ha i suoi pareri. Aiutatemi, ditemi come si chiama quel milanista perché sto andando matto, veramente. Cioè, mi piace Rossi, c'è cioè quello là, l'altro, quello che difende sempre Vandanara, Icardi, l'Inter, però è serio, mi piace. Ruiu. A volte sì, a volte no, e quel milanista mi piace tantissimo. Dei Juventini, Monblano e quello Valtteri Iacaccia. Anche Valtteri Iacaccia mi piace abbastanza, anche se difende un po' troppo la Juve, ok? Non è sempre obiettivo. Per esempio, mi piaceva tantissimo Zuliani, perché per me diceva le cose come cazzo stanno, giuste. Infatti, Zuliani è stato preso a JTV. Perché è un giornalista competente e serio, non un ciarlatano, non un burlone. È stato preso a JTV, ma vedete Giuliani che sia ancora invitato nelle trasmissioni dopo che è diventato direttore di JTV? Non mi sembra. Perché non potrebbe mai parlare contro la Juve, andare contro la Juve. Non è più stato invitato, mentre Suma, direttore di Milan TV, continua ad essere invitato. Poi a Zampini era direttore dell'Inter TV che non viene più invitato, delle volte lo si vede a Sport Italia. Ma lui non potrà mai parlare male dell'Inter. Questo dicevo io. Basta. Ci sono personaggi che mi piacciono e personaggi che non piacciono. Come a tutti. Ok? Ditemi cosa ne pensate. Scrivetelo sotto nei commenti, visto che questo argomento è piaciuto tanto. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina. Più siamo, meglio è. Mi sta già coinvolgendo tantissimo questa cosa, quindi spero crescerà sempre di più. E scusate per tutti quelli che non sono juventini, perché voglio qualsiasi sponda, qualsiasi campana in questa pagina, ma fino alla fine, forza Juventus!